Ciao a tutti amici di Nexus Lab, oggi vi presento la nostra video prova del Samsung Galaxy Note, il primo terminale ad essere un vero e proprio ibrido tra tablet e smartphone moderno, ma con in più il pennino capacitivo di Samsung che sfrutterà lo schermo touch per integrare altre tecnologie e altri metodi di input. Andiamo a scoprire un attimo la scatola insieme. Ringraziamo Expansys per averci fornito il terminale. Andiamo ad aprirlo. Come potete vedere, le dimensioni dello smartphone, io lo definisco ancora tale, non ancora un tablet, per le sue caratteristiche, soprattutto per la capacità di poter telefonare, per lo schermo comunque ancora sui 5 pollici. Comunque questo smartphone è, come potete vedere, piuttosto grande, sfrutta l'intera parte superiore della scatola. Nel vano inferiore troviamo gli adattatori per le cuffie in-ear comprese nella scatola, i vari manuali di istruzioni. Poi in questo caso noi troviamo il caricabatterie classico USB micro USB, a cui dovremo attaccare il cavetto apposito, come potete vedere in questo modo. Ok, e queste cuffie in-ear bianche, molto carine sinceramente, di solito sono abituato a trovarle nere nelle confezioni di Samsung, bianche sono molto belle. Allora, andiamo a scoprire il design, la forma di questo smartphone. Allora, prima di tutto ci troviamo una cover in plastica con una leggera trama in rilievo che ci aiuta nella presa, ben fatta, che copre tutta la parte posteriore del telefono. Andiamo a disincastrarla così vi faccio vedere come è composto il telefono. Qua abbiamo l'ingresso per la SIM, la batteria da 2500 mAh, abbiamo anche l'ottimo ingresso per la micro SD che non fa mai male, abbiamo anche nella parte inferiore il pennino che ha la caratteristica di risiedere direttamente nella struttura della cover del telefono. Cover un po' plasticosa quella posteriore, ma che è incastrata col terminale non si noterà. Andiamo a incastrarlo, solito meccanismo con questi denti di plastica che si vanno a incastrare, si ha sempre la paura di romperli, però fortunatamente questo non mi è mai capitato. Il terminale si è già acceso, andiamo un attimo a bloccarlo. Allora, sopra nella parte superiore del telefono troviamo il jack da 3,5, nella parte destra il tasto di blocco, sblocco e accensione del telefono, nella parte inferiore la micro SD, il microfono e in più il pennino, il vano per il pennino. Nella parte sinistra invece il bilanciere del volume. Nella parte posteriore, come abbiamo visto, abbiamo la cassa di sistema, l'altoparlante di sistema, il sensore per la macchina fotografica e il flash LED. Parte frontale, classico stile Samsung, praticamente un S2 pompato, se possiamo dire così, con il classico tasto centrale che Samsung ci ha abituato a inserire fisico, sinceramente che apprezzo. E tasti di sistema, abbiamo il tasto indietro di Android e il tasto impostazioni. Dimensioni, abbiamo allora un peso di 178-179 grammi, un peso quindi per le dimensioni abbastanza contenuto, comunque importante, un dispositivo molto importante soprattutto da tenere in tasca, avrà il suo arduo compito di inserirlo in una tasca dei pantaloni non è facile. Abbiamo un'altezza di ben 146 mm, quindi un bel 14 cm, quasi 15, in questo da tenere appunto in tasca, una larghezza di 83 mm e una profondità, uno spessore di 9,7 mm. Quello che più si fa notare è, vabbè, a parte le dimensioni,
che si possono capire, perché il display è veramente enorme, è questo spessore. Io mi sarei aspettato un dispositivo un po' più sottile, viste le dimensioni e la possibilità di distribuire l'hardware su tutta la lunghezza, ma forse il fatto di dover inserire il pennino all'interno della scocca ha fatto sì che 1-2 mm fossero in più proprio per questo fattore. Andiamo a scoprire l'hardware insieme adesso nella nostra design. Andando a vedere acceso il terminale, possiamo subito notare questo ampio display da 5,3 pollici, veramente eccezionale. Uno dei migliori display che io abbia mai visto, Super AMOLED 1280x800 pixel la risoluzione. Display che è il punto di forza di questo dispositivo, affiancato da questa penna touch che andremo a vedere successivamente. In più cosa abbiamo? Una CPU dual core che non ha mai dato segni di lentezza, il sistema è sempre stato molto reattivo pur dovendo gestire una densità di pixel abbastanza alta, mi sembra che siamo intorno ai 280 pixel per pollice. Abbiamo inoltre 1 giga di RAM, nel nostro caso un dispositivo da 16 GB di storage interno, a cui è possibile aggiungere una micro SD fino a 32 giga, quindi dal punto di vista della memoria siamo veramente a livelli eccellenti. Adesso andiamo a vedere un attimo il software, il firmware che gira sul nostro Note, per vedere tutte le caratteristiche che Samsung ha voluto regalarci con questo dispositivo. Allora, il Note, il nostro dispositivo di prova, ha la versione di Android 2.3.6. Come voi tutti saprete, Samsung ha dichiarato che il rilascio di Android Ice Cream Sandwich verrà fatto verso il secondo trimestre di quest'anno. Vi sto già a dire che comunque non c'è da disperarsi, perché il software Samsung ha fatto un ottimo lavoro su Gingerbread. Infatti non abbiamo grandi migliorie da dover fare, a parte quelle che con le applicazioni aggiuntive, con la gestione dei dati eccetera che porta Ice Cream Sandwich. Andiamo subito a scoprire l'utilità della penna che integra un pulsante molto celato a questa altezza, non so se riuscite a vederlo, per fare alcune operazioni come richiamare applicazioni, fare screen del desktop eccetera eccetera. Come potete vedere, sono passato direttamente alle impostazioni solo con la penna. Faccio rivedere, tengo premuta la penna e posso spostare i widget oppure aprire direttamente altre opzioni. Andiamo a aprire SMemo. Ok, SMemo è una di quelle applicazioni dedicate proprio al disegno. La penna è sensibile alla pressione, cosa molto utile. Purtroppo io non sono un grande disegnatore, quindi dovrete portare pazienza. Proviamo a scrivere ciao da Alessandro. Come potete vedere è estremamente sensibile, è un piacere comunque scrivere con la penna. Per testimoniarvi la sensibilità alla pressione, vi faccio vedere questo esempio. Adesso inizio premendo molto piano per via via andare più forte, poi di nuovo piano e poi di nuovo forte. Come potete vedere, la linea presenta dei punti più spessi e dei punti meno spessi. Troviamo inoltre molte opzioni in questo programmino, opzioni di spessore, il tipo di tratto eccetera eccetera. Potete vedere, è veramente veloce. Non si ha lo stesso feedback che sia su un foglio di carta, però comunque facendoci l'abitudine, avendo capacità di disegno, si possono raggiungere dei buoni risultati. Per esempio abbiamo trovato già questo bozzetto fatto, non è fatto da me, non è un'opera,
non è una mia opera, però come potete vedere è già un risultato discreto. Inoltre, cosa troviamo? Troviamo alcuni, i soliti hub di Samsung, soprattutto Social Hub, che è questo hub che integra al suo interno tutte le notifiche delle email, dei social network, eccetera, eccetera. Abbiamo Music Hub, Readers Hub e anche Video Apps. Tutti i programmi per l'acquisto, per la fruizione di contenuti. Andiamo a aprire. Per esempio Readers Hub, noi abbiamo scaricato il domani dello sport, per esempio abbiamo anche questo negozio, abbiamo alcuni contenuti gratuiti, andiamo a attivare soltanto il wifi, scusate. Ok. Allora, attivato il wifi, possiamo richiamare le applicazioni tenendo premuto il tasto centrale del dispositivo e riandare su Readers Hub. Riproviamo a riconnetterci, non ci fa connettere, ma noi avevamo già scaricato il domani dello sport. Andiamo a aprirlo. Come potete vedere, possiamo leggere interi giornali attraverso questa applicazione. Purtroppo non troviamo grandissimi quotidiani tipo la Gazzetta, eccetera, quotidiani che si possono acquistare direttamente dal Google Play. Andiamo a vedere la navigazione web, anzi, prima vi faccio vedere la stesura di messaggi attraverso la tastiera. Come potete vedere, tastiera molto grande, abbiamo già i tasti non in seconda funzione numerici ma direttamente sulla QWERTY. Questo perché il display da 5.3 pollici ci consente di avere molto spazio a disposizione. Ciao da Alessandro per il blog Nexus Lab. Come potete vedere si legge, si scrive molto velocemente, il display è ottimo, abbiamo anche alcune funzioni direttamente proposte, personalizzate da Samsung. Come potete vedere, schiacciando la freccina azzurra possiamo selezionare la parola, selezionare tutto, incollare e gli appunti pre-salvati. Ok, andiamo sulla navigazione web, apriamo il browser di sistema, andiamo su www.nexuslab.com. Ottimo il browser, veramente buono. Come potete vedere il caricamento è buono. Abbiamo uno scroll non perfetto, nel senso che è veloce ma non è fluidissimo. Come potete vedere abbiamo una fluidità abbastanza scarsa da questo punto di vista, purtroppo. Proviamo ad andare su Yahoo in versione desktop, che utilizziamo spesso per le nostre prove. Ok, come potete vedere il pinch to zoom è veramente veloce. Proviamo ad andare ad aprire un'altra pagina all'interno del sito. E anche qua ci troviamo le solite scorciatoie che ci propone Samsung. Con le due dita sul display possiamo fare questo movimento con l'accelerometro e lui ci zooma in automatico. Abbiamo anche una certa personalizzazione della touch width, infatti abbiamo questa visione delle finestre multiple, molto carina. E in più abbiamo, come la touch width ci ha abituato, tutta una serie di ricerche. Per esempio abbiamo la ricerca veloce dei contatti, abbiamo il client email che funziona perfettamente, noi abbiamo provato un client Hotmail, funzionano molto bene.
In più abbiamo il DLNA per fruire tramite la rete locale dei contenuti condivisi in rete. Abbiamo un editor di immagini che ci consente di modificare al volo alcune immagini in maniera simpatica. Per esempio possiamo ritagliare l'immagine a rettangolo e con l'aiuto del pennino comunque riusciamo a fare prima. Possiamo sfumare, livello di sfumato, eccetera eccetera. Allora, andiamo ad analizzare le prestazioni multimediali del Galaxy Note. Prima di tutto nella parte di acquisizione di contenuti multimediali, inizierei vedendo come fa le foto il Note con il suo sensore da 8 megapixel, che vi annuncio già essere molto buono. Allora, fotocamera, abbiamo le impostazioni che ci ha abituato a farci trovare sempre Samsung con la sua TouchWiz. Possiamo selezionare il soggetto da mettere a fuoco e col tasto dedicato fare il nostro scatto. Andiamo direttamente a vedere, eccolo qua. Abbiamo le opzioni di condivisione, di elimina e altre opzioni per modificare la foto, magari ritagliarla, eccetera eccetera eccetera. I video vengono fatti, ripresi a 1080p a 30 frame al secondo, molto fluidi, buoni, assolutamente buoni. Andiamo a vedere cosa ci offre invece la parte di riproduzione di contenuti multimediali. Inizierei da nostro MP3. Allora, il suono è estremamente pulito, estremamente lineare, manca di bassi, però molto alto. Il suono non distorce nessuna delle note, appunto mancano un po' di note basse, ma parliamo sempre, pur sempre, di un altoparlante di uno smartphone. Come potete vedere, assolutamente veloce. Dal punto di vista video, allora inizierei subito dal 1080p in MP4. Eccolo qui, e ve lo avvicino un attimo. Come potete vedere, pur essendo un trailer in HD a 1080p, il cellulare lo gestisce in maniera molto fluida, veramente veloce, andare avanti e indietro. Abbiamo anche l'opzione per la riproduzione fittizia dei canali 5.1, ma avendo solo un altoparlante mono non possiamo utilizzarla se non con le cuffie. Quindi riproduce nativamente gli MP4 in 1080p e lo fa in maniera strepitosa. Sinceramente lo schermo, l'ampiezza di quest'ultimo fanno veramente fare un salto di qualità a questo terminale. Andiamo a vedere un trailer a 720p sempre in MP4 brevemente. Come potete vedere, anche qua i caricamenti sono istantanei. Vi ricordo che la CPU è una dual core da 1.4 GHz. Gli AVI vengono riprodotti dal lettore video integrato, quindi non dovremo neanche stare ad aggiornare o scaricare da Google Play altri lettori. Inoltre è veramente fatto bene. Quindi dal punto di vista multimediale uno dei migliori smartphone che abbia mai provato, sia per il display enorme, sia per il sensore da 8 megapixel, sia per la capacità di riprodurre quasi tutti i video presenti su internet o distribuiti dai vari siti web. Invece dal punto di vista della ricezione, il terminale è buono, il sonoro dalla capsula auricolare anch'esso è buono, non ottimo, non da fisso, però
si fa apprezzare, l'interlocutore dall'altra parte ci sente molto bene. Quindi nessun difetto da questo punto di vista. Concludendo, il Galaxy Note è un terminale che mi è piaciuto veramente tanto, non forse esteticamente molto basilare. Samsung ha ripreso il suo stile, ha fatto questa cornice abbastanza bombata e più che altro ha lasciato questo spessore forse un po' troppo grande. Per il resto invece ottime prestazioni, un dual core che fa ottimamente il proprio lavoro, un pennino che è un buon plus, che sinceramente io l'ho usato molto, ma più per provarlo che per vera utilità, però il terminale dal punto di vista di smartphone è veramente eccezionale, proprio la parte multimediale è ad altissimi livelli, forse non oserei dire il migliore, ma tra i migliori che abbia mai provato. Questo dato dal schermo enorme e dalla tecnologia AMOLED di Samsung, che veramente in questo caso è eccezionale. Unica nota, essendo un terminale veramente grosso, parliamo di 15 cm di altezza del terminale, bisogna considerare uno spazio in tasca abbastanza ampio, altrimenti è difficile portarselo dietro. Avere una tracolla apposta è una limitazione, io me l'ho portato per l'intera settimana in tasca e non ho avuto problemi, anche se ovviamente da seduto bisogna toglierselo dalla tasca, altrimenti è un supplizio. Questo è tutto da Alessandro per il blog Nexus Lab, un saluto a tutti.